Ricordo questa donna molto combattiva, molto partecipativa, partire dalla casa di Firenze di Via Incontri con una 500 rossa, no, dove non facevi in tempo a vederla salire sulla macchina, caricare la carrozzina, urlare dal finestrino: sto andando a Roma perché devo occupare, perché devo parlare, perché devo fare, no? Sì, una volta li scortò la E polizia, non mi ero riuscivamo a segnato. stare dietro, nessuno riusciva a stare dietro a Gabriella. E quello che è stato fatto da Gabriella e anche da Beppe proprio per la realizzazione dell'unità spinale in Italia è nel dimenticatoio per molti aspetti, perché Beppe ha detto giustamente: oggi in Italia abbiamo una situazione, io non so quanti di voi conoscono, che i centri sono strutture sanitarie, ospedaliere che devono prendersi cura di persone che hanno una lesione al midollo spinale, per cui persone con una grave patologia, paraplegia o tetraplegia, sono parole che dicono e non dicono, in realtà sono persone che vivono in carrozzina, hanno più o meno una grave dipendenza in tante situazioni di vita quotidiana. E una vita che si scontra con mille difficoltà. Per carità, come diceva Beppe, ci sono anche tantissime altre situazioni, anche forse ancora più gravi, però è una situazione molto grave. E per ottenere dei centri di cura adeguati che evitassero prima di tutto la loro morte, come avveniva negli anni, fino agli anni, fine anni 70, per ottenere dei centri adeguati che potesse effettivamente garantire a loro la sopravvivenza e poi un'adeguata cura e riabilitazione, ci sono volute battaglie, occupazioni, no? E queste battaglie prima di tutte le ha fatte Gabriella, e in effetti la prima unità spinale che è sorta in Italia è quella di Firenze, poi via via, no? Sono sorte anche altre, per cui a questo Gabriella va riconosciuto. Purtroppo non me ne vogliono i medici qui presenti, però nel campo sanitario i medici e tanti altri operatori non riconoscono questo, che è la partecipazione di chi vive sulla propria pelle una condizione così difficile e grave, che è riuscita a mettere insieme politici, sanitari, familiari, no, persone con disabilità, amici, eccetera, a creare, no, questo che, quando si è in tanti a sognare, il sogno diventa realtà, e in quel caso era la nascita delle unità spinale, che la dobbiamo tantissimo proprio a Gabriella e anche a Beppe, per cui il ricordo, no, di questo andrebbe scritto e andrebbe creata una memoria storica che in parte noi su Medicina Democratica abbiamo riportato, però non è sufficiente, bisognerebbe ampliarla. Quello che vi riporto io adesso, no, avvalendomi di un po' di materiale, di slide, di immagini e di scritti, vuole essere un po' un excursus su quella che è una situazione di disabilità che in parte ha già fatto anche Beppe, e poi un escursus un po' su quello che è la normativa, chiamiamola così, che dà la possibilità di costruire un percorso di riabilitazione, per cui una parte sanitaria, e un percorso di rientro nella vita, per cui una parte sociale, no? Andando a dimostrare che chiaramente abbiamo molto poco, e il dato più evidente è quello che ci ha detto già Beppe: abbiamo 3.840 posti letto di residenze sanitarie per disabili, il che sta a significare soldoni che la gente paga per stare in strutture che al massimo ti tengono in un posto letto, no? E poco ti danno d'altro, insomma, che non è comunque l'aspettativa di vita, di sogni di qualunque individuo, anche se si trova in una condizione di gravità assoluta. Per cui questo lo dice, radice forte sul fatto che a tutt'oggi non abbiamo una situazione territoriale e sociale che permette a tutte queste persone con più o meno grave disabilità di poter
essere parte attiva della vita che hanno diritto di vivere. Non parlerò per la parte dell'unità spinaria, che no, se, no, parlerò proprio come cittadina, come medicina democratica, come cittadina appartenente a tutti i movimenti dei disabili, e come diceva Beppe, nonostante molte disabilità ce le ho, a partire anche da quelle un po' mnemoniche, cognitive, intellettive, eccetera, però mi sento più seduta in carrozzina, mi sento più no persona a fianco proprio delle persone con disabilità, perché sono tanti anni che battagliamo insieme. Per cui cercherò di essere sintetica, perché ho pensato tante cose, ho messo insieme tantissimo materiale, non voglio né tediarvi né stare qui fino a stasera, no? Oltre i limiti, ma cerco di darvi dei flash, degli spunti che poi insieme cerchiamo magari di completare sicuramente. Allora, le persone con disabilità sono all'interno della nostra popolazione, siamo noi, siamo tutti quanti noi, perché quello che è la diversità è insita nell'essere umano, non è la normalità che è insita nell'essere umano. Abbiamo tantissime differenze, abbiamo tantissimi problemi, abbiamo tantissime difficoltà, e ahimè, dagli incontri che abbiamo già fatto le volte precedenti, sappiamo anche che la nocività che incombe intorno a noi e l'organizzazione proprio ambientale della nostra società oggi porta non solo alle malattie, alle morti, ma porta proprio ad avere tantissime condizioni di disabilità che vanno a inficiare poi la possibilità di partecipare alla vita, di svolgere tutte le azioni della vita quotidiana, a doverle reimparare in condizioni diverse, utilizzando gli arti superiori, non utilizzando gli arti superiori, non riuscendo a spostarsi con una carrozzina, non riuscendo a spostarsi da un letto, non riuscendo a parlare, non riuscendo a comunicare se non magari con un segno, con un movimento della palpebra, per cui tante situazioni che sono dipendenti da quella che è la nostra situazione sociale, ambientale, organizzativa, è proprio la nostra situazione di vita. Non c'è una rilevazione precisa, no? Io ho cercato anche negli ultimi dati delle fonti Istat per capire quante unità vengono stimate le persone con disabilità, però siccome è più facile trovare tanti dati per tipologia di o patologia o disabilità, no? Ma riuscire a fare una ricostruzione di quante sono le persone in una condizione di gravità, perché quando parliamo di persone con disabilità vuol dire che c'è una situazione che condiziona la vita quotidiana, perché se no, ripeto, se ci guardiamo dentro tutti noi abbiamo un po' di problemi, un po' di, no, di disabilità. Comunque le cifre parlano in Italia di quasi 3 milioni di popolazione disabile, e questa popolazione disabile spazia da bambini ad adulti, ad anziani, a persone che hanno disabilità temporanee, a persone che hanno disabilità permanenti. E le cause, come vi dicevo, sono tantissime, perché oggi abbiamo un incremento di tantissime malattie, no? Che sappiamo anche di più curare, affrontare, e infatti non a caso abbiamo situazioni di estrema gravità. Anche se voglio tornare all'interno del mio lavoro in unità spinale, oggi noi salviamo tantissime persone che hanno dei livelli di lesione che diciamo essere C0, perché è laddove ancora non è iniziata la colonna vertebrale, laddove ancora non è partito il midollo, no? Cioè, questo punto dove una volta spaccato quello, no, tipo un piccato per intendersi, no? Anzi ancora un po' più su, non c'era storia di sopravvivenza. Oggi queste persone vengono tenute in vita nel momento del pronto soccorso, nel momento dell'emergenza, nelle cure intensive e nelle unità spinali, per cui le teniamo in vita e poi non sappiamo riportarle a casa, perché chiaramente a casa poi gestire una persona che è tetraplegica con ventilatore 24 ore al giorno, con necessità di assistenza giorno e notte, sabato e domenica, con necessità di controllare la deglutizione, di controllare le funzioni sfinteriche, no? Di controllare tutto quanto, diventa. Per cui
abbiamo tutte queste malattie virali, vascolari, infettive, tumorali, tossico-oncologiche che sono in aumento, che sappiamo anche meglio affrontare, ma che lasciano delle disabilità importanti, dalla gravidanza, dal parto, dagli errori all'interno della sanità. Ho ripreso alcuni dati, solo alcuni, perché no, sennò sarebbe comunque troppo lunga. Paralisi cerebrali infantili, che Beppe ha richiamato più volte, sono ancora una popolazione molto presente e molto in difficoltà, perché chiaramente paralisi cerebrale infantile vuol dire avere situazioni di disabilità importantissima, sia nel movimento, sia nella parola, sia nell'espressione e sia anche nella comprensione, per cui situazioni di dipendenza totale che cominciano dal momento della nascita e coinvolgono i genitori, e quindi ci sono dei percorsi e delle situazioni che procedono, no? Durante la crescita del bambino, del ragazzino, fino a quando diventa adulto, e c'è una gestione che è totalmente a carico dei familiari, con tutte le difficoltà di cui parleremo poi dopo. Ancora cause della disabilità, incidenti stradali, sportivi, infortuni sul lavoro, sono tutte, no, cause che conosciamo benissimo perché leggiamo sui giornali e sappiamo, no, della loro incidenza. Gli incidenti stradali li danno come diminuiti negli ultimi anni, no? E danno diminuiti le morti, danno diminuite i feriti, anche se sono sempre tantissimi. È vero, se pensiamo negli ultimi 10 anni, comunque una campagna sulla sicurezza stradale, sull'utilizzo delle misure di sicurezza che prima non venivano assolutamente utilizzate, sulla riduzione anche dei limiti di velocità, qualcosa sicuramente avrà inciso, però è molto poco, perché se riuscite a leggere i dati, io non so se si riesce a vedere bene, sono comunque molto elevati, e noi, se andiamo poi a suddividere e analizzare da dati del pronto soccorso quanti sono i traumi che arrivano, ci rendiamo conto, come dire, nel caso delle persone, qui viene riportato che naturalmente, come sempre, gli incidenti sono più presenti tra i medio giovani, che avvengono soprattutto con un'incidenza fortissima con l'uso delle autovetture, dei motocicli, ma comunque non escludono anche i pedoni e le biciclette, le prendono dentro. L'incidenza, se andiamo a vedere, stavo dicendo, proprio nelle persone che hanno lesione al midollo spinale, noi vediamo che questa incidenza non è assolutamente diminuita. Noi abbiamo ancora percentuali altissime di incidenti stradali, di incidenti sportivi, di infortuni sul lavoro che sono in crescita, e abbiamo un'incidenza ancora che viene stimata in 20-25 nuovi casi annui per milione di abitanti, solo quelli traumatici. A questi si va ad aggiungere tutti quelli che provengono, come le persone con lesione al midollo spinale, da malattie vascolari, tumorali, infettive, eccetera, eccetera, per cui sono comunque dei dati in aumento. Cause ancora della disabilità legate all'età. La popolazione anziana, anche questo sono tutte informazioni arcinote, è in continua crescita, e soprattutto è in continua crescita l'aumento dei grandi vecchi, no? Tra l'altro ho scoperto che in Lombardia abbiamo il maggior numero di ultracentenari, no? 2691, pari al 15,9% del totale. Ci sono dei numeri che non conoscevo, però chiaramente abbiamo una popolazione che si sta portando sempre di più verso, no, gli 85, 90, 95 anni, con tutti i problemi che conseguono. Vi ho richiamato solamente uno, ma sapete benissimo quante sono le patologie a carico della popolazione anziana e quanto tutte queste patologie o comunque difficoltà di degenerazione dei tessuti nervosi, della performance fisica, delle prestazioni intellettive, dei riflessi, per cui l'incidenza nelle cadute, eccetera, eccetera, no, sono tantissime e vanno a determinare delle difficoltà enormi, anche perché la maggior parte di queste persone
anziane, soprattutto donne, sono soli, no? Alla fine del loro percorso, nella nostra organizzazione di vita. Beppe diceva bene, no? La Danimarca, la Svezia, i paesi nordici avevano pensato, avevano proposto una situazione residenziale molto diversa, molto più pensata. Poi non penso che sia stata portata avanti così anche da loro. Però era la preoccupazione di creare delle situazioni di vita nel proprio territorio di appartenenza in modo che la persona anziana, come l'asilo nido, come il centro sociale di riferimento, fossero tutti in un unico ambiente in modo che poi le diverse problematiche potessero essere affrontate là dove la persona vive. Per cui persone con disabilità includono quanti hanno minorazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali a lungo termine che in interazione con varie barriere presenti nel nostro territorio possono impedire la piena ed effettiva partecipazione nella società su una base di uguaglianza con gli altri. Questa è presa dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, che è stata ratificata in Italia e che è un punto molto forte che rivendicano tutte le associazioni, perché appunto è diventato un po' il manifesto del rispetto dei diritti di tutta la popolazione con disabilità. Detto questo, sui numeri c'è da dire che noi abbiamo in Italia impostato sin dagli anni 70 una molto, come posso dire, una situazione di riconoscimento dell'invalidità che è assolutamente inadeguata alla popolazione. Abbiamo delle normative che per forza di cose devono andare a valutare ciò che la persona non ha più, per comunque avere un'attenzione ad un risvolto negativo e non quello che la persona invece ha come risorsa per poter reinserirsi e riappropriarsi di un proprio quotidiano. E questa normativa oggi è ancora, è ancora peggio di quello che è di quello che è stata un po' la sua introduzione, proprio perché pretende che ci sia una continua rivisitazione delle persone con disabilità che vengono sottoposte a queste visite, un po' sulla scia dei falsi invalidi, no? Su tutto quello che è stato detto e dichiarato che esistono tutti questi che mangiano a sbafo, no? Non so che cosa, perché poi di fatto se conoscete quanto è la pensione di invalidità e quanto è l'assegno di accompagnamento, ci si accorge di quali cifre misere, no? Siano. Ma di fatto quello che è molto brutto è che tutte queste persone vengono sottoposte a continui richiami, a continue visite con una commissione che rivaluta lo stato di invalidità. Per cui tutto questo, voglio dire, è una cultura molto brutta, molto negativa, dispendiosa in termini economici, perché tutte le volte vuol dire mettere in campo commissioni, no? Per cui persone che vengono pagate, sono tantissime, pensate il numero di visite che vengono fatte in È continuazione, per questo che si fa. Si certo, fa per questo. certo, c'è sempre, quando invece tutti questi Mica per il no, controllo. finanziamenti potrebbero essere utilizzati per organizzare magari dei servizi sociali territoriali, no, che potrebbero seguire maggiormente le persone. L'articolo 3 della 104, la legge sull'handicap, no? Tanto auspicata negli anni 80 e tanto poi criticata successivamente, comunque è quella che dà il via al riconoscimento dell'invalidità, finalizzato poi proprio alla parte economica. Le categorie di invalidi, questo le conosciamo. Mi piace darvi questa, no, slide, perché anche qui c'è una rivendicazione da parte di tutte le persone con disabilità, da parte dell'utenza, da parte delle associazioni. Se voi andate a guardare, a partire dai vecchi registri delle vecchie istituzioni, tipo Pio Albergo Trivulzio, tanto per dire, no? Voi trovate degli elenchi di nomi che
che sono incredibili, no? Dal miserere, che poteva essere quello più semplice, allo storpio, allo sceno, parole, definizioni di persone che avevano appunto dei problemi o di povertà o comunque di infermità. Ma negli anni 60-70 ci siamo portati dietro questi termini, no? Invalidi, mutilati, minerato, handicappato, portatore di handicap, subnormale, alienato, no? Quanti termini sono stati utilizzati e quanti termini hanno pesato e hanno dato fastidio alle persone con disabilità, che prima di tutto chiedono di essere riconosciuti come persona, no? Questa era una vignetta che abbiamo fatto tanto girare negli anni indietro, dove, no, questi bambini che si incontrano e si dicono: ma com'è che dobbiamo chiamarla, come dobbiamo, handicappata? E la bambina dice: ma chiamatemi Carlotta, io sono Carlotta, no? Per cui questo è molto importante. Sembrerà scontato oggi, è vero che abbiamo fatto tanti passaggi di acquisizione di conoscenze, anche di rispetto della dignità delle persone, però nel mondo della disabilità, nel mondo degli anziani, ancora, no, esiste una terminologia sulla quale bisognerebbe fare molta attenzione. È nato anche questo diversamente abili, che al mondo delle associazioni proprio non piace. Cosa vuol dire diversamente abili? Non si enfatizza il concetto di abilità a tutti i costi, questo lo scrivono le associazioni, no? E quando invece si vuole anche proprio il riconoscimento della diversità, della difficoltà, no? Perché, ripeto, è parte della nostra storia, è parte della nostra vita. Certo, su questo dobbiamo fare attenzione, non è che dobbiamo dire per forza di cose incorriamo nella disabilità. Dobbiamo sicuramente fare un lavoro di prevenzione, perché stiamo mettendo disabilità, no, che arriva da più parti e non riusciamo a fermarla. Però è parte proprio della nostra storia, del nostro momento storico, di avere tutta questa miliardata di problemi e di non saperli affrontare e di non saperci organizzare per dare delle risposte adeguate. Per cui, punto di domanda, disabilità, normalità. Però vedete queste persone, se lo vedete nell'immagine, abbiamo un dentista in carrozzina, abbiamo un ragazzo con la sua motocicletta, abbiamo questi quattro ragazzi che nella slide in basso, che sono tutti ventilati e che hanno la loro carrozzina elettrica, che hanno voglia di uscire, di andare e di muoversi nello spazio sociale. L'autonomia e l'indipendenza sono due fattori ai quali, no, vogliamo dedicare poi tutto il nostro percorso riabilitativo. Naturalmente l'autonomia si può raggiungere qualora la persona riesca, no, ad essere partecipe nonostante la gravità della situazione. L'indipendenza è quando chiaramente la persona è in grado di potersi gestire nelle proprie attività di vita quotidiana, no? Qui vedete un'immagine di una fanciulla che l'unico movimento che ha è quello della bocca e della lingua, e con questo utilizza un sensore per lavorare col computer. Il computer parla per lei, il computer fa tutta una serie di cose. La tecnologia naturalmente oggi ci sta aiutando tantissimo per superare un sacco di barriere. La riabilitazione. La riabilitazione chiaramente per il mondo della disabilità è ciò che ci si aspetta sia la parte più organizzata per poter consentire, no, tutte, no, quelle risposte di carattere sanitario, sociale, riabilitativo, che permettono effettivamente, no, quella che le persone con disabilità chiamano una vera e propria inclusione. E questa parte della medicina riabilitativa è stata ed è stata sviluppata abbastanza ed è anche in fase di sviluppo, anche se poi ci sono aperte tante criticità. La riabilitazione nasce all'interno del privato, nel privato più legato alla Chiesa, legato al, no, perché comunque abbiamo tutti Don Gnocchi, Don Orione, Don Calabria, la nostra famiglia, no, Don Guanella, cioè
la riabilitazione nasce lì, no? Nasce tra l'altro con delle strutture residenziali dove tutti questi ragazzi venivano scaraventati dentro per fare non si capiva cosa. Ora, queste strutture le abbiamo ancora in utilizzo perché naturalmente il privato, soprattutto nella regione Lombardia, piace tanto, ma anche altre regioni comunque, e stiamo cercando comunque di scardinarlo e di far sì che nascano strutture riabilitative, sanitarie e territoriali con la possibilità di dare delle risposte adeguate sia in quello che riguarda la parte sociale che quello che riguarda la parte di autonomia. E quindi parleremo ora di quello che è un progetto riabilitativo che è supportato anche da alcune normative, e stresserò sempre un po' la parte di terapia occupazionale perché chiaramente è una giovane disciplina nel nostro territorio nazionale, nata nel 2000, si è andata in tutti gli altri paesi del mondo, compreso Africa e tanti altri paesi che noi consideriamo essere più indietro di noi. La terapia occupazionale esiste da tanti anni ed è una parte della medicina riabilitativa che si occupa proprio di reimpostare la vita quotidiana delle persone che hanno una grave disabilità e che quella disabilità è assolutamente irrecuperabile, per cui la terapia occupazionale interviene con strategie, con tecniche, con gli ausili tecnici e tecnologici proprio per garantire con soluzioni ambientali, con il superamento delle barriere architettoniche, per cui è una disciplina che l'Inghilterra, no, e tante altre strutture ci insegnano da diverso tempo. Ma abbiamo anche una serie di normative che hanno dato là l'organizzazione di una riabilitazione, di un progetto riabilitativo adeguato. Partiamo ancora una volta dalla nostra 833, che più volte è stata richiamata qua dentro, ma che effettivamente è la prima e forse l'unica normativa che ha dato il via ad un'organizzazione di servizi sanitari, ospedalieri e territoriali con un carattere di integrazione tra quello che era sociale e sanitario per rispondere alle necessità delle persone con disabilità, nel rispetto anche della partecipazione dei cittadini, perché se vi ricordate in questa normativa più volte veniva richiamata la necessità dei comitati di partecipazione. Per cui nasce questo concetto di riabilitazione, nasce il concetto di prestazioni riabilitative, la legge 833 dà il via anche a quello che è il nomenclatore tariffario degli ausili, no? Per chi è del settore è una normativa importantissima perché dà la possibilità, anche se qui ci sono tanti limiti, chiaramente ci sono fortissime criticità, però dà la possibilità della fornitura degli ausili alle persone che hanno avuto riconoscimento dell'invalidità. Il meccanismo è un po' perverso, però sono le prime possibilità di poter fornire gratuitamente una serie di ausili, la carrozzina, il letto, il materasso antidecubito, il cuscino, ausili per l'incontinenza, sono tutti elencati. Naturalmente un'elencazione che non è esaustiva, che non ci fa felici, che ha delle riduzioni legate a quella che è la spesa sanitaria, però è una base importante che è nata proprio con la 833. Qui ho anche segnato che la 833 richiamava anche la necessità di un libretto personale di tutti i cittadini in modo di seguirne la salute ed attivare una vera e propria prevenzione. Per cui sempre la 833, servizi a struttura dipartimentale che svolgono funzioni preventive, curative e riabilitative, con il riconoscimento della presenza delle associazioni di volontariato. Ritroviamo poi questi concetti nella 104, no? La legge quadro per l'assistenza, l'integrazione e i diritti delle persone handicappate, ahimè, si usa ancora quel termine, e ritroviamo anche alcune indicazioni nel decreto De Lorenzo, nel riordino della disciplina il numero 5, in materia sanitaria, la 502. Naturalmente nella 502 poi nasce tutto quello che è la prestazione a tariffa, nasce, no, tutto quello che è il ricovero a tariffa, però c'era chiaramente una base importante anche proprio, lo riprenderemo dopo, sulle professioni sanitarie che nasce dalla 502.
importantissime queste linee guida, però sono linee guida, chiaramente non è una normativa del Ministro della Sanità per le attività della riabilitazione, perché all'interno di queste linee guida noi troviamo l'obbligatorietà del progetto riabilitativo, del programma riabilitativo e l'obbligatorietà dell'intervento sanitario e sociale e l'obbligatorietà dell'equipe multiprofessionale che sviluppa tutto il progetto riabilitativo, anche se sempre con la responsabilità del medico. Però sono tutti concetti che adesso io vi sto dicendo molto velocemente perché so che poi sono tante cose, il tempo scappa, però sono stati punti cardine per sviluppare una modalità di lavoro che non è più il fatto di fare una prestazione riabilitativa fine a se stessa, ma il fatto di inquadrare un progetto riabilitativo che possa effettivamente garantire alla persona tutta una serie di outcome, di risultati importanti. E sempre all'interno di queste linee guida troviamo la nascita dell'equipe multiprofessionale, vado via un po' veloce, le passo così, il richiamo ancora una volta sulla 104 e la 328, che naturalmente è la legge quadro del 2000 per la realizzazione della riforma dei servizi sociali praticamente, no? Che purtroppo anche questa non è stata mai molto applicata, ha dentro al suo interno degli spunti interessanti, ricordiamo sempre l'articolo 14 di questa legge 328, che è quello che dà l'obbligatorietà ai comuni di rispondere per la realizzazione di un progetto di vita della persona, no? Legato anche alla legge quadro, la legge 162, dà l'input ad affrontare in questo modo un approccio adeguato alla persona con disabilità, per cui la risposta sanitaria con tutto quello che compete alle figure professionali di riferimento, la risposta sociale, la possibilità di ritornare nel proprio contesto di vita e trovare una rete e trovare dei legami, dei contatti, trovare la possibilità di ritornare al lavoro. Vi dicevo, il decreto De Lorenzo, la 502, riordina anche tutta la parte di formazione delle figure professionali. Finalmente tutte le professioni sanitarie non sono più ausiliarie del medico, no, della figura medica, ma diventano professioni con una formazione universitaria, con una preparazione quindi diversa, e a queste figure professionali viene richiesta anche una responsabilità e un'autonomia di azione. Questo è molto importante anche perché da una parte prepara maggiormente tutte le figure professionali, dà la possibilità di condividere, no, suddividendo le competenze, di condividere dei progetti sanitari, riabilitativi, sociali, eccetera, eccetera. No? Questa è un'immagine che è un po' così, però mi piace molto perché in riabilitazione, no, mi viene a dire comunque sempre, però in riabilitazione tutte queste figure devono essere presenti, no? L'infermiere, il terapista occupazionale, l'assistente sociale, l'educatore, lo psicologo, l'avvocato, l'operatore del territorio che sono più tanti, l'associazione con i propri esperti che sono più tanti, il geometra, l'architetto, l'informatico, il neurologo, il fisioterapista, l'anestesista, l'urologo, il fisioterapista respiratorio, il caregiver, perché chiaramente persone con grave disabilità si avvalgono di un caregiver che deve essere formato, perché broncoaspirare o fare un cateterismo o trasferire una persona con disabilità richiede un minimo di preparazione, non si possono inventare, e poi chiaramente il paziente che ci sta per forza di cose. Per cui rimarco il fatto che grazie appunto a questa normativa, alle normative che sono poi succedute, queste figure professionali hanno avuto finalmente un loro riconoscimento, un loro profilo professionale, una loro preparazione, dei corsi di laurea adeguati e chiaramente anche una collocazione all'interno dell'equipe multiprofessionale molto diversa. Non sempre, non siamo così avanti come la sto descrivendo, però c'è, e su questo noi dobbiamo lavorare, perché
la preparazione di tutti questi professionisti, la loro competenza sommata insieme dà veramente la possibilità di un risultato di salute in senso lato e di ritorno alla vita che è indispensabile. Insomma, io faccio sempre l'esempio che, per esempio, finché esisteva solo il fisioterapista, visto che io nasco come fisioterapista, il fisioterapista si occupava di rieducazione motoria, ma quella persona poi ha bisogno di tutto il resto, dell'infermiere, del terapista occupazionale, dell'educatore, del tecnico ortopedico, dell'assistente sociale, altrimenti il suo progetto di vita non si farà mai, per cui ben venga questa apertura. E infine abbiamo il piano di indirizzo per la riabilitazione, che ancora una volta è una linea guida, per cui non è una normativa, che è freschissimo, che noi come associazione abbiamo contestato per 1700 motivi, in particolare perché non è stato riproposto in modo adeguato l'intervento sociale, l'intervento psicologico, non sono stati presi in considerazione, non è stata presa in considerazione la popolazione anziana, e naturalmente c'è un ricalcare quella che è un'organizzazione sanitaria in specifico per quanto riguarda la riabilitazione, che è quella che va di pari passo con un'organizzazione sanitaria che riduce, questo non lo voglio dire banalmente, però riduce e taglia, no? Dentro questa riabilitazione intensiva ad alta specializzazione abbiamo le strutture sanitarie di eccellenza e va bene. Dentro la riabilitazione estensiva abbiamo tutto quello che sta nascendo, che non serve a niente ma che fa fatturato alle aziende, alle strutture, non so chi, perché abbiamo la generale geriatrica, abbiamo la riabilitativa che non si capisce lungo degenza di che cosa, abbiamo soprattutto le cure intermedie che non fanno niente, non servono niente, non hanno un budget a sufficienza per poter dare le cure adeguate alle persone, sono solo l'anticamera della RSA, delle case di riposo, per cui no, questo piano di indirizzo è stato combattuto naturalmente. A livello governativo non è importato niente a nessuno, per cui è passato, e questa è l'impostazione che è stata data, no, con i criteri che conosciamo, che si possono andare a leggere sui documenti che si trovano facilmente in internet, comunque con questa suddivisione dell'alta complessità e soprattutto della parte di riabilitazione estensiva, che come dicevo ha dei limiti notevoli, insomma. L'altra parte sulla quale vorrei darvi due informazioni, anche se le slide sono ancora numerose, è: dopo il progetto riabilitativo abbiamo il progetto individuale. Il progetto individuale viene sostenuto dall'articolo 14 della 328, viene sostenuto naturalmente da queste norme che ne richiamano l'importanza, ed è la parte proprio più carente, no? Se all'interno della riabilitazione sanitaria qualche cosa di risposta stiamo riuscendo a dare, sulla parte sociale non ci siamo, sulla parte di accompagnamento della persona ad un suo rientro di vita, alla costruzione di un progetto di vita, no? Qui vi riporto questo studio che è stato fatto proprio sulle persone con lesione midollare, per andare a capire, a quantizzare quello che mettono in conto quando devono rientrare a casa, no? E qui c'è una testimonianza, sono stati fatti dei focus group, sono state fatte delle indagini, sono stati somministrati dei questionari sia all'utenza che ai caregiver che vedremo chi sono. Questa è la testimonianza di una sorella di una persona con tetraplegia. Dice: mio fratello è un adulto single, senza genitori, senza moglie né figli. Se in Italia c'è poco per le famiglie, figuriamoci per un single. Io sono la sorella e ho la fortuna di avere una libera professione che riesco a gestire per il momento accantonando degli impegni, ma l'unica soluzione che mi si prospetta per il futuro sarà quella di far tornare una badante. Ma quando questo andrà via, cosa succederà? Quando questa andrà via, sarà necessario formare un'altra persona? Anche i single hanno questi problemi. La badante non è sempre una buona soluzione, bisognerebbe pensare a degli alloggi
con dei servizi centralizzati più familiari. In Italia siamo ancora lontani da una proposta del genere. E se guardate, questo studio ha evidenziato come per queste persone che rientravano a casa, soprattutto tetraplegiche, per cui nelle condizioni più gravi, il caregiver è soprattutto, se vedete le prime due colonne, il coniuge e il genitore, no? Come è poi nella situazione dei ragazzini con paralisi cerebrale infantile, piuttosto che, no, degli anziani con i loro familiari, no? I caregiver sono soprattutto i familiari. Questo sta a significare, come i 3.840 posti che hai trovato tu, sta a significare che nel territorio non riusciamo a dare in modo gratuito o pressoché gratuito una risposta adeguata a queste persone che si ammazzano, perché chiaramente gestire 24 ore su 24 una persona con tetraplegia magari ventilata vuol dire stare in ballo giorno e notte. Beppe mi dice anche persone con paraplegia, perché chiaramente sono persone che hanno dei bisogni importanti e una persona da sola non può farcela. Questa è una domanda, se i servizi sociali hanno risposto, e vedete il servizio sociale dell'unità spinale al 60% per le persone con lesione midollare, 74% per i caregiver, nel territorio siamo intorno al 50% e poco più per entrambi, perché rispetto a questa popolazione con una gravità così importante è chiaramente molto poco. E poi questo studio riguardava anche proprio se queste persone, questi caregiver, avevano dovuto lasciare il lavoro, come riuscivano a gestirsi il quotidiano, se è stata fatta tutta un'indagine sui disturbi, no? Per cui il mal di testa, mal di stomaco, tutti questi, no? E qui risulta appunto che la persona, questi caregiver, vedete la colonnina viola, no? È quella che dice assente, per cui assenti momenti di evasione, di divertimento, gli eventi sociali, culturali, la vita di coppia, no? Tutto quello che è il normale quotidiano di tutti noi. E questo sempre nell'indagine è andato a misurare la spesa, no? Che è il caregiving, è comunque a carico dell'utente, della famiglia, incide in forma molto pesante, perché chiaramente questi 800, 1000 euro, 1000 euro, no? Tutti, se c'è un bisogno infermieristico, se c'è un bisogno riabilitativo, no? Perché i voucher non sono sufficienti, i voucher sono un numero limitato, e se devono essere messi insieme tra infermiere e fisioterapista, in ogni quattro sedute ce li siamo già giocati, tutto il resto come si fa? Il sabato e la domenica, le festività come si fa? No? Questa è una visione importante, per cui che fare? Queste erano le risposte anche date dagli utenti e dai caregiver. Si potrebbero formare assistenti sociali, psicologi, counselor, professionisti dell'aiuto che conoscano meglio i veri bisogni della persona midollare per guadagnarsi stima e credibilità autentica, poiché il solo ruolo di tecnico in questa circostanza così forte non è fatto condizione sufficiente per tessere legami di fiducia per le persone disabili. E quindi entriamo in quello che è il capitolo delle politiche sociali, con questo richiamo del titolo quinto della Costituzione, che ha assegnato alle regioni la competenza legislativa esclusiva in materia di politiche sociali, lasciando allo Stato il compito di determinare i livelli essenziali che non sono mai stati determinati, no? Per cui, no, di fatto tutta questa parte è assolutamente inesistente in alto mare. Questo dato che vi riporto sulle spese assistenziali ancora una volta rimarca la spesa per l'assistenza domiciliare, se vedete, no, per poter mantenere a casa, per servire a casa le persone, c'è una cifra di 211 milioni e bla bla bla, e mentre quella delle strutture residenziali, che viene tolta dall'istituzione, dal comune, dallo Stato, dai fondi che garantiscono, no, è maggiore di quella che viene spesa per mantenere le persone a casa, ed è tantissima. Questa poi va aggiunto quello che di tasca propria l'utente mette, per cui è incomprensibile questo, perché con questi soldi noi potremmo garantire davvero la permanenza
a casa o nel territorio o con queste situazioni di alloggi, di agglomerati, delle persone che hanno bisogno, e invece la diamo all'RSA o l'RSD dove le persone no, crepano vivendo quotidianamente. Questo ancora, ecco, vabbè, infine vi ricordo, ci sono state la dichiarazione di Madrid come momento fondamentale per il mondo delle persone con disabilità, perché nel 2002-2003 c'è stato un riconoscimento in questa dichiarazione proprio della dignità, della partecipazione, dei diritti. È stata scritta questa dichiarazione molto importante, molto bella, penso che la conosciate, se non la conoscete andate a leggerla, però non più persone disabili come oggetto di compassione, ma persone disabili come persone aventi dei diritti, non più ammalati, ma persone disabili come cittadini e consumatori indipendenti, non più professionisti che prendono le decisioni per conto delle persone disabili, no, ma decisioni e responsabilità prese autonomamente dalle persone disabili e dalle loro organizzazioni. Non più attenzione alle minorazioni meramente individuali, ma l'eliminazione delle barriere, la revisione delle norme sociali, delle politiche, delle culture, la promozione di un ambiente accessibile capace veramente di dare sostegno. E via via, insomma, tutti questi punti che dimostrano, no, come dobbiamo rispetto a tutte le persone, e soprattutto il motto che è uscito dalla dichiarazione di Madrid è nulla su di noi senza di noi. Questo, no, le persone con disabilità lo rivendicano forte, infatti, no, Luca, ti ho detto che vai a parlare tu, devo parlare io, no? Ed è giusto, è assolutamente giusto e importante. Un altro documento importante sul quale abbiamo anche aperto tante discussioni è il manifesto per la vita indipendente, perché tutto questo movimento della vita indipendente nazionale e europeo è fatto da persone che sono veramente in una condizione di disabilità gravissima, rivendicano la possibilità di essere a casa loro, di poter avere gli assistenti che vogliono, di poter gestire l'assistenza come vogliono, rivendicano il diritto di avere i finanziamenti dai comuni e dalle ASL per poter gestirsi la propria vita e il proprio assistente. E su questo ci sono molti, molti problemi, però teoricamente è molto giusto, perché ognuno di noi sceglie di poter vivere con chi vuole e come vuole, per cui chiunque deve poterlo fare. La ratifica della Convenzione ONU ha sancito, anche questo è da leggere, sono tantissimi articoli, ma fondamentale, io se non l'avete fatto vi consiglio di andarlo a leggere, perché è un documento che aiuta veramente il superamento di quelle che sono le barriere culturali soprattutto. Niente, concluderei, c'è stato anche questo passaggio negli anni da questa classificazione, che era la classificazione delle patologie e che dava riconoscimento della menomazione, della disabilità e dell'handicap, si è passati a questo importante strumento che è l'International Classification of Functioning Disability and Health dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ancora una volta pone l'accento su come noi dobbiamo considerare la persona, il suo contesto di vita, e su questo innescare tutto quello che sa da fare. Io mi fermerei qua, queste sono alcune immagini che avevo preparato, no, che parlano da sole. Su questa è ancora molta parte del nostro territorio nazionale, dal Palazzo di Giustizia all'entrare nei negozi, a superare dei marciapiedi, all'utilizzo dei trasporti, nonostante che qualcosa si è fatto, ma non è sufficiente, no? Le persone vogliono tornare a casa e poter vivere completamente, e questo glielo dobbiamo dare in modo assoluto. E Gabriella ce lo ricorda.